Dal Vangelo di Giovanni. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerò. Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla festa di Pentecoste che chiude il tempo della Pasqua e la buona novella vi raggiunge dalla chiesa, dalla parrocchia dello Spirito Santo nella zona di Santa Rita a Lanciano. Ci sembrava bello ambientare qui la buona novella proprio perché la Pentecoste è la festa dello Spirito Santo. Spirito Santo che spesso è l'illustre sconosciuto della nostra religione cattolica. Spesso non sappiamo chi è, spesso non sappiamo cosa fa, spesso non sappiamo da dove nasce questa festa. La festa della Pentecoste è una festa antichissima che nasce nell'ambiente agricolo come festa della mietitura. Perciò la sua data era variabile, dipendeva da quando maturava il grano. Poi fu il popolo di Israele a fissare una data per questa festa nel 50° giorno dopo la festa della Pasqua e dare a questa festa non solo il significato agricolo del cibo che arriva attraverso il grano che si mieterà, ma anche un significato spirituale. Il vero cibo per il popolo degli ebrei non era grano che si mieteva, ma la legge che Dio aveva donato sul monte Sinai. Quindi la Pentecoste diventa la festa della legge, la festa della Torah. Una cosa bellissima, una cosa meravigliosa. La legge era il dono più grande che Dio poteva fare al popolo degli ebrei. Ed infatti il popolo si gloriava di questo dono e pensava di essere il popolo più saggio e intelligente, perché così lo definiva tutta la popolazione del mondo, perché aveva il Dio vicino a sé. Però per quanto meravigliosa, la Torah aveva un problema, restava esterna all'uomo. Era una legge che giungeva all'uomo da fuori. Diceva cose bellissime, diceva cose buonissime, ma l'uomo tendenzialmente andava da un'altra parte. La legge diceva di affermare la verità, ma l'uomo mentiva. La legge diceva di affermare la vita, ma l'uomo uccideva. La legge affermava di rispettare la proprietà, ma l'uomo rubava. E così via per tutti i comandamenti. Per cui c'era bisogno di qualcosa di più, di qualcosa di diverso. Nella pienezza del tempo, quando Gesù, il Figlio di Dio, si fa uomo come noi, eccetto il peccato, Lui promette lo Spirito Santo, una legge che non è esterna a noi, ma che è interna a noi, che ci nasce dal cuore, per cui non è un ordine che viene da fuori, non è un'imposizione, ma è un'esigenza dell'anima. Vi faccio un esempio per farmi comprendere. Quando una donna scopre di essere incinta, probabilmente, specialmente in occasione della prima gravidanza, cerca di informarsi come può. Legge, chiede alle amiche, si informa presso i dottori e accumula un sacco di notizie, tutte dall'esterno. Quando realmente diventa mamma, certamente le cose che ha scoperto, le cose che ha saputo gli saranno di aiuto. Ma quello che come mamma deve fare gli nasce dal cuore, gli viene spontaneo, è un'esigenza dell'anima quella di fare ciò che richiede
è l'essere mamma di un bambino o di una bambina. Alzarsi tutte le volte che è necessario di notte non sta scritto nei manuali, è scritto nel cuore della donna diventata mamma. Così è lo Spirito Santo per noi. Da dentro il cuore ci fa comprendere chi siamo, figli di Dio, ci fa comprendere come dobbiamo agire, come dobbiamo vivere, da figli di Dio, da discepoli del Signore Gesù. E ce lo fa capire attraverso i vari modi in cui lo Spirito viene chiamato nella Scrittura, in modo particolare nel Vangelo. Lo Spirito viene chiamato Paraclito, lo Spirito viene chiamato Consolatore, lo Spirito viene chiamato Spirito di Verità. Paraclito forse è la parola più difficile per le nostre orecchie, è una parola che viene dal greco e significa colui che ti sta a fianco. In latino è stato tradotto con avvocato, colui che ti sta a fianco per difenderti, colui che ti sta a fianco per proteggerti. Ovviamente non per proteggerci o difenderci dal Signore, che sta sempre dalla nostra parte, perché Dio ci ama alla follia, Gesù ha dato la sua vita per noi, ma per difenderci e proteggerci dal male che è dentro di noi, perché come dice San Paolo, vedo il bene, lo approvo e a volte mi capita di fare il male che non voglio, per proteggerci da una mentalità comune alla quale la maggior parte del mondo è dedito, che ci dice goditi la vita, pensa solo a te stesso, non occuparti degli altri, mentre lo Spirito ci suggerisce, proprio essendo lo Spirito di verità, che lo scopo della vita, il significato della vita è l'amore per l'altro, è donare la propria vita per l'altro. Chi ama realizza se stesso, chi non ama disumanizza se stesso. Ed ecco allora anche lo Spirito Consolatore, che ci consola dai nostri peccati e nei nostri peccati, mostrandoci il volto misericordioso di Dio, del Padre, mostrandoci il volto misericordioso di Cristo, buon Samaritano, per ciascuno di noi, che versa sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Quante consolazioni abbiamo ricevuto nella nostra vita, fratelli e sorelle, e quante consolazioni forse abbiamo anche dato nella nostra esistenza. I genitori consolano i figli, i fratelli e le sorelle si consolano a vicenda, gli sposi si consolano a vicenda, un presbitero può consolare i suoi parrocchiani, le persone possono consolare il proprio presbitero. Nel presbiterio i sacerdoti possono consolarsi vicendevolmente. Come sarebbe brutta la vita senza consolazione, com'è bella invece la vita quando sperimentiamo la consolazione di Dio e la consolazione degli uomini. Ma voglio tornare un attimo allo Spirito di verità, colui che ci porterà alla verità tutta intera, come ci ha detto Gesù, non perché lo Spirito aggiunge qualcosa a quello che Gesù aveva già rivelato, ma ci permette di comprenderlo meglio, perché quando Gesù lo ha detto, forse gli apostoli e noi con loro non eravamo in grado di portarne il peso. Prima della Pasqua, prima della risurrezione, prima dell'ascensione al cielo di Gesù e dell'invio dello Spirito Santo, certe cose ci erano incomprensibili. Lo Spirito ci permette, per così dire, una vita col botto, una vita veramente riuscita. Non a caso, infatti, i suoi segni esteriori sono il rombo del tuono, il vento impetuoso e il fuoco. Simboli che appunto fanno pensare al botto, fanno pensare alla vita riuscita. Lo Spirito ci prende per mano, così come fanno le guide alpine che conducono sull'Everest, sui monti dell'Himalaya, gli alpinisti, specialmente quelli che vengono da lontano, dall'Europa. Ciò che per gli alpinisti potrebbe essere un ostacolo,
loro che conoscono le strade, loro che conoscono quella montagna, perché è la loro montagna, lo fanno diventare un'occasione di bene, un appiglio, un sostegno, uno spunto per salire più in alto. Così è lo Spirito con noi. Lo Spirito quindi dobbiamo accoglierlo, lo Spirito dobbiamo aspettare. Come? Lo dobbiamo attendere così come ci dice il libro degli Atti degli Apostoli. Tutti insieme. Lo Spirito non è semplicemente un dono per ciascuno, è un dono per l'intera comunità. Tutti insieme e concordi, dice il libro degli Atti degli Apostoli. Tutti insieme, diventando un cuor solo e un'anima sola. Lo Spirito non ammette le divisioni. Lo Spirito è lo Spirito dell'unità, l'unità per la quale Gesù, prima di morire, ha pregato. E lo dobbiamo attendere insieme con Maria, perché così lo hanno atteso gli Apostoli, nella stanza alta, nel cenacolo, lì dove Gesù aveva istituito l'Eucaristia e il sacerdozio, lì, in preghiera, tutti insieme, perseveranti, nell'unità, con Maria, gli Apostoli e i discepoli hanno atteso la discesa dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo ha trasformato la loro vita, lo Spirito che ha fatto conoscere tutto quello che Dio doveva rivelare, tutto quello che Gesù ci aveva rivelato e che ci ha dato la capacità, proprio con la sua forza, proprio con la sua luce, di portarlo nella nostra esistenza e di testimoniarlo agli altri con la nostra vita, dopo averlo annunciato con la bocca. Concludo con un piccolo riferimento. Quando noi diciamo è un fiore vero, vogliamo dire che quel fiore non è di plastica. Quando diciamo è un prete vero, vogliamo dire che quel prete non si riconosce semplicemente dal colletto, ma che con la sua vita esprime ciò che predica. Quando noi diciamo è una bella coppia, è una vera coppia, vogliamo dire che quella coppia si ama fino in fondo. Ecco, lo Spirito ci permette di essere uomini veri, uomini autentici, discepoli veri e autentici di Cristo, figli veri e autentici di Dio. Apriamo il nostro cuore, apriamo la nostra mente ad accogliere il dono dello Spirito.